Una comunità in festa, quella barlettana, per il 50° anniversario di ministero sacerdotale di Don Michele di Cataldo, un presbitero molto amato dal popolo barlettano. Don Michele, nato nella città della Disfida il 20 novembre del 1942, fu ordinato sacerdote il 16 marzo del 1969 da Monsignor Michele Mincuzzi. Nel suo trascorso al servizio della Chiesa, oltre ad essere stato parroco delle parrocchie di Sant'Andrea, Santissimo Crocifisso, Santa Maria della Vittoria e Santa Maria degli Angeli, è stato cappellano del carcere mandamentale di Barletta, docente di religione presso gli istituti Geometri, Ragionieri e Ipsia di Barletta, nonché cappellano al monastero di clausura di San Ruggero. Uomo di grande spessore umano, culturale e intellettivo, non sazio dei suoi studi, alla veneranda età di 70 anni, nell'ottobre del 2012 ha conseguito il dottorato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica Ecumenica di Bari, con una tesi dal titolo Elementi Ecumenici dell'Ecclesiologia di Cipriano di Cartagine. I festeggiamenti per Don Michele sono iniziati già da diversi giorni, prima nella chiesa di Sant'Agostino, dove il parroco Don Gennaro Di Corato, unitamente alla comunità parrocchiale, ha voluto rendere omaggio al festeggiato con il taglio di una grande torta. Poi sono proseguiti nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria, dove ha concelebrato una santa messa con Monsignor Leonardo Doronzo e Fra Diomede Stano. Egli però renderà grazie al Signore per la sua ordinazione insieme ai suoi confratelli del capitolo diocesano giovedì 28 marzo, sempre a Barletta, nella concattedrale di Santa Maria alle ore 20, durante la solenne concelebrazione che sarà presieduta dall'arcivescovo di Trani, Barletta Bisceglie, Monsignor Leonardo D'Ascenzo. L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali TV e social di Easy TV, canale 190 del digitale terrestre. Allora, guardando un po' indietro questi 50 anni di sacerdozio, sia la mia persona e sia l'essere sacerdote, ricordo ciò che San Paolo dice nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 6, versetti 6-10. Dove il sacerdote è colui che amministra i beni di Dio, però di fronte al mondo non ha quel merito che Dio gli dà o quella portata che Dio gli dà. Comunque Dio, lo sappiamo tutti, dona a noi sacerdoti in base di creta lo spirito del Cristo stesso. Quindi possiamo dire che il sacerdote è il Cristo fatto di carne, che deve elargire ed elargisce i benefici di Dio, i sacramenti, la vita sacramentaria, la santità alle persone, perché tutto il mondo o chi si avvicina a Lui possa rendere grazie a Dio. Io in questi giorni, soprattutto il giorno della mia ordinazione, il 16 marzo del 1969, ordinato a Bari da Michele Mincuzzi, vescovo di Bari, ricordo quel giorno con molta tenerezza e non ho rimpianti. Ringrazio ogni giorno Dio per avermi dato la forza, il coraggio e l'energia del sacerdozio. È molto importante questo. Credo nel sacerdozio che Cristo ha dato per vivere con la gente, soprattutto in questi tempi dove c'è tanta confusione, ci sono tante religioni, ci sono tanti pensieri diversi, anche i cristiani stessi diventano di altre religioni, ma si fa ciò che si può, perché anche se tu annunci con forza, con coraggio, testimoni, però la testimonianza che un sacerdote fa è sempre relativa, perché chi dona la santità è Cristo. Quindi Cristo è sceso per la salvezza di tutti quanti gli uomini. Il sacerdote, io mi sento strumento della grazia di Dio per essere colui che dona e elargisce ai fratelli la santità di Dio per vivere nel suo amore già ora, per poi averlo nella eternità.